condividi e banna, condividi e banna, banna. Buonasera Napal 51, buonasera, con chi ce l'ha? Caro direttore del Corrierino della Sera di Stamminchia. No, lasci stare. Facile fare disinformazioni scrivendo che il terremoto è provocato dalle faglie. Ma perché, da cosa sarebbe provocato, scusi? Lei lo conosce Spielberg? Sì. E sicuramente saprà chi è Martin Scorsese, giusto? Certo. Ma se io le dico John Gambardine? E chi è John Gambardine, scusi? È l'autore di Camper Conspiracy. Camper Conspiracy? Non... Lei non conosce il film sulla lobby dei camper che provocano i terremoti? Ma cosa sta dicendo? Questi signori che vendono i camper si vedono in una radura dell'Appennino con dei mini pimer. Dei mini pimer. E li accendono a manetta. No, ma cosa sta dicendo? Provocano il terremoto, crollano le case e... Ops! Cosa? Ehi! Casualmente ho un camper da vendere. Ma cosa sta dicendo? Ma lei è matto. Questo ci ha raccontato John Gambardine nel suo film. Non ho mai sentito sta Capisci, cosa? Caro mio direttore del Corrierino di sto cazzo? No, stia buono, non scriva. Ma scusi, ma io in rete non ho mai detto niente di simile. Non si è perché mai visto. Perché la lobby degli avvocati della Mini Pimer ha fatto rinchiudere John Gambardine in un manicomio criminale. Ma bene che ha fatto, scusi. E adesso il povero Gambardine. Sì. Passa le giornate a guardare nel vuoto. Vabbè, guardi. Cercando di afferrare le mosche con le dita dei piedi. Oh, mamma, che brutta fine. Mamma! Cosa c'è? Te l'ho presa io la gamba di legno, e allora? Ma no, gliela riporti. Come ti serve? Io con cosa le apro le noci? No, ma ridia la gamba con mamma. Ce l'hanno fatta a zittirla, Ma chi? Ma la... Bastardi, l'unica voce libera di questo paese. Ma chi si riferisce? Di chi parla? A Mariana del Grande Fratello. Mariana. L'hanno fatta fuori nonostante io abbia votato per lei. Ah, sì? Ho speso 200 euro di televoto. Ma perché, scusi, lei ha Nei momenti di solitudine, di notte, dopo che hai dimostrato ad Alessandro Gassman che è facile chiamarsi Gassman quando sei figlio di Gassman. Ma che ragionamento è ovvio che... Le scene salienti di Mariana sotto la doccia... Sì? ...sanno regalarti... Vabbè, sì. ...un po' di conforto. No. Sì, abbiamo capito. Mi ha capito, vabbè, lei guardava Mariana. Guarda questi idioti imbecilli cretini. Con chi ce l'ha adesso? Chi un è? Un tizio che fa provocazioni su internet ha pubblicato un appello di Umberto Eco a favore del sì al referendum. Ma sì, ma infatti... E migliaia di fessi ci sono cascati. Ma infatti è chiaro che è una bufala, infatti, dai. Umberto Eco è per il no. No, non è questo il problema. Umberto Eco non c'è più. Crede che non lo sappia? No, scusi. Non c'è più perché Renzi e quelli del sì hanno messo a tacere una delle poche voci libere di questo paese. Ma no, è morto. Scommetto che tra un po' impediranno a Dario Fo di fare gli spettacoli. Ma certo, ma non è... Non gli... Guardi... Ma la stampa serva non lo dice perché è tutta pagata dal PD, ma Renzi, dal sì e da Amadeus. Ma cosa c'entra Amadeus? Poi guardi che la stampa è libera in questo paese. Forse. Ma se è libera solo perché la libertà d'espressione... Io ho fatto lo sciopero della fame. Addirittura? Senza acqua, né cibo. Mamma mia. Il mio stomaco si contorceva dentro di me. E certo. La fame mi graffiava dentro come una bestia feroce. Oh. Con gli amici che mi supplicavano, Napalm, ti prego, non farlo, mangia qualcosa. Ma certo. E ho resistito. Bravo, quanto? Da pranzo a merenda. Scusi, ma saranno 4 ore, eh? Quasi. Come quasi? Io ho il metabolismo veloce, quindi... Faccio merenda ogni 2 ore. Ho capito, quindi neanche... Però, mamma! Lasci sta, senti che puzza, scendasata di nuovo al water, fai qualcosa, no? Ma vada lei! Non ce la fai e chiama la zia, dai! Ma vada lei! Tanto lei per venire dall'ospedale con l'ambulanza è un attimo! Ma no! Sì, è in coma, ma è vigile! Ma povera, te l'ho già detto! Ma pubblica, vada pubblica, da sua pubblica, mamma, pubblica. Senta, scusi un attimo, ci parliamo ormai da settimane, ma ci vuole dire qual è il suo vero nome? Il mio nome? Sì. Il mio nome? Sì, no, era per fare... Se glielo dicessi, rivelerei l'identità di tutti i compagni coinvolti nella battaglia. Ma di che battaglia parla? Tritolo 46, Bacco Bomba 98, Bomba Atomica 45 e Pietra Focaia 19. Pietra Focaia? È il vecchio del gruppo. Ah, beh, certo. Giusto, sì. Tutti uniti nella grande lotta. No. Giorno e notte, senza mollare mai. Però guardi che forse staccare ogni tanto le farebbe bene. Staccare? Sì. Quelli che non staccano
quelli che non hanno le palle staccano. Ma non è vero, guardi. I pompieri che devono lavarsi la fuligine dal faccino staccano. Che faccino, poveri? I neri che fanno 16 ore di lavoro nei campi e non 17 perché sono superstiziosi. No, no, staccano. No, ma cosa sta dicendo? Ma non io. No. Ma guardi che non dico. Io ricordo anche i turni massacranti da pilota di linea. Ah, perché lei è stato pilota di linea? Stavo per... Ah, ecco. Non l'ha fatto. Stavo per fare domanda, ma il sistema mi ha bloccato. In che senso, scusi? Sa perché... quando vuoi stampare il modulo, ma è finita la cartuccia, no? Ma non è il sistema. E mandi tua madre a prenderla. Ma non è il sistema. E a fare il giro della città. E anche fuori città. E perché? Ma non si può comprare perché è la notte di Natale. Magari bastava... È tutto chiuso, certo. Ma certo che è chiuso. E il presepe, allora? Cosa dove c'è? Si vede che è tutto aperto. Ma cosa dice? Fin da bambini ci condizionano a credere che il fornaio, il pastore, la lavandaia lavorino di notte a Natale. Ma lei è matto. E poi al lato pratico ma niente. Ma è ovvio che è lato pratico, il presepe non è la realtà. E così niente aviazione. Ce l'hanno fatta quei bastardi a mettermi a tacere, 1-0 per loro. Ma i bastardi chi? Comunque, adesso non si avvilisca. Ma senta, invece, uscire un po', magari andare, non so, ad una mostra. Perché mi ha preso? Eh? Non lo so. Per una fighetta radical chic. Ma no, era per togliere... Per vedere dei quadri appesi. Vabbè. Farà impressione a chi ha l'attico in centro. E non ha mai messo un chiodo al muro. Ma cosa Oddio, miracolo, come fanno a reggersi? No, ma non si va alle mostre per vedere che reggono i chiodi. Ma non io. Perché... Il caro fottutissimo vecchio Nap. Sì, ma non sia sempre così, eh? Sa cos'è? Cosa? Cos'è quel sussurro? La vera vita. Sa cos'è la vita? Sa cosa sia stare in trincea contro di loro? Ma loro chi? Ma con chi? I vigili. I vigili? Basta che metti la macchina al posto dei disabili e te la portano via. Ma certo, è ovvio. È razzismo verso i normodotati. No, okay. No, ma no. Ok, no. Sono sano, ho tutto. È certo. Vuoi forse farmene una colpa? No, ma se metti devo stare chiuso in casa per questo? Ma no. Ok, ci sto. No, non deve. Non devo avere un lavoro? Ma ok, ci sto. Ma no, invece no, guardi devo che fare tutto il giorno scrivania, bagno, divano, mensola con le merendine? No. Ok, ci sto. Ma no, deve uscire di lì. Ho deve... fatto il loro gioco ed è così che li ho fregati. Ma chi? Ma cosa... Neanche più una multa ho preso. E vabbè. E il comune è in ginocchio. No, ma guardi mamma! Che... Cosa? Hai preparato l'oro da portare al Monte dei Pegni? No. Come i denti non ti vengono via, tirano! Ma vada lei. Vuoi che questo mese mi stacchino internet? Ma per favore. Andrea Zalone! La foto!